Ciao a tutte patatine e patatine, ribenvenute in questo nuovo video. Questo non sarà un video divertente, vi avevo già annunciato nel video precedente a questo che avrei parlato di una cosa triste, quindi di quello che è successo, di quello che ci è successo in questi giorni, del perché sono mancata, insomma spiegarvi un attimo. In sintesi, cos'è successo? Il mio papà non è stato bene, mercoledì scorso insomma oramai è caduto per terra, si è aperto il sopracciglio, l'abbiamo portato in ospedale, avevano detto che era una semplice caduta, non avevano trovato niente di che, gli avevano fatto, se non erro, i raggi, niente di rotto, tutto a posto, l'hanno rimandato a casa. La sera stessa mio padre ha avuto una febbre allucinante, è stato a letto da quella sera fino alla sera del giorno dopo, quindi praticamente è stato un giorno a letto e anche il giorno dopo ha presentato la febbre, quindi non si svegliava, cioè nel senso era sveglio ma non era praticamente quasi cosciente. E la volta dopo, e loro ci avevano detto che se fosse successo qualcosa di anomalo, quindi avevano scritto delle cose, tipo se presentava, adesso non mi ricordo, vertigini o cose varie, febbre alta, di riportarlo assolutamente indietro. Così è stato, noi l'abbiamo riportato perché praticamente è ricaduto dal letto a per terra, cioè così. E dimmi tu se quelle non sono vertigini e se la febbre non era febbre. L'abbiamo riportato in ospedale, secondo loro stava di nuovo bene. Era tutto normale, nella norma. L'abbiamo riportato a casa e da lì mio padre non è stato più lo stesso. Da premettere che mio padre non era già lo stesso perché non era una persona come me, come mia madre, come Andrea, come una persona normale, ecco, diciamo così. Perché mio padre ha sempre sofferto di una malattia particolare che adesso vi sto a raccontare. Vi spiego in sintesi cosa è successo da mercoledì. Da lì l'abbiamo chiamato l'ambulanza perché non essendo più normale come prima, era praticamente un vegetale, non parlava più, aveva gli occhi completamente chiusi, la bocca completamente storta, la mascella completamente storta. Di solito entrava qualcuno in casa, guardava, vedeva, era cosciente di quello che gli succedeva intorno, anche se aveva i suoi alti e bassi. Però comunque era cosciente di chi entrava in casa, sapeva chi eri, ti salutava, cercava di parlare a suo modo, ma cercava di parlare, parlava di quello che vedeva, non parlava di cose strane. Praticamente sono entrata io in casa, mi ha chiamato d'urgenza mio zio perché sta da noi ad aiutare mia madre per cose nostre, insomma, da un po' di tempo. E dato che quando mia madre era al lavoro c'era mio zio che lo curava, cioè prima che venisse lui c'eravamo io e mio fratello, come vi ho sempre detto, è successo che mi ha chiamato, sono andata da mia madre qua di fianco e sono scoppiata a piangere perché ho notato subito che non era più lui. Questa bocca storta, il fatto che non mangiava più, tutto rigido, sembrava un ictus. Tuttora non sappiamo bene cosa sia, perché ci vogliono altri accertamenti. Comunque sembra, secondo tutti noi, e sembrava anche quasi quelli della Croce Rossa, insomma, non si sono esposti troppo perché non possono comunque. Come se avesse fatto un ictus e l'avesse sorpassato, diciamo. E vabbè, l'abbiamo portato alla fine, abbiamo chiamato l'ambulanza, sono arrivati quelli della Croce Rossa, l'hanno portato nelle case dove abitiamo noi, non c'è neanche l'ascensore che funziona. Noi siamo al secondo piano e praticamente è stato un suicidio di massa, cioè nel portarlo giù veramente un casino. Questo per farvi capire quanti ostacoli ci sono ultimamente e quanti ostacoli i miei devono continuamente passare, subire. E quindi niente, l'abbiamo portato in ospedale. No, abbiamo deciso di non portarlo allo stesso ospedale che l'avevano rimandato indietro, ma in un ospedale di due paesi dopo. L'hanno accolto, l'hanno messo in ricovero e adesso è ricoverato lì. Allora, che cos'ha mio padre? Io faccio questo video per fare un appello da parte sua tramite me, perché mio padre non può. E quindi io sono qui per raccontarvi la sua storia. Questo perché sono abbastanza incavolata insieme, cioè la mia famiglia è incavolata, perché questo medico in particolare gli ha rovinato la vita. È vero che anche mio padre ci ha messo del suo, nel senso che è stato cocciuto ai tempi, però comunque una persona si va a fidare di un medico, capito? Mio padre, quando ero piccola, avevo 2 anni, ero piccolissima, ha subito un incidente in macchina. Ero piccola, ovviamente, non sapendo, io per sentito dire vi racconto. Mio padre si è praticamente irrigidito nel tenere il volante contro la botta che c'è stata e tutto quanto, e se non sbaglio tutta questa parte sinistra o la destra, adesso non ricordo, comunque incidenti, sapete tutti come funzionano gli incidenti, non sono mai belli, non si capisce mai esattamente la dinamica precisa. E quindi niente, mio padre ha subito questo incidente. Il giorno dopo, nulla di grave, vivo e vegeto, comunque aveva subito questo shock, il colpo e tutto quanto. Il giorno dopo va in posta, si reca in posta per... Io avevo sempre raccontato il contrario, che prima era la posta e poi l'incidente, però ovviamente non sentendola spesso questa storia, perché non è che vai a infilare il dito nella piaga, sentendola ultimamente perché vai a raccontarla a vari dottori, la so perfettamente. Il giorno dopo è andato in posta per pagare, no, per pagare, per fare una roba, insomma, in base all'incidente che aveva fatto. Ha subito una rapina a mano armata in posta. Lui era una semplice persona che si recava in posta e tac, rapina a mano armata. Due shock in 2 giorni. Per anni mio padre è andato da dottori, ha fatto esami, tac, di tutto e di più.
5 dottori dove è andato, tra cui un ospedale, se ve lo scrivo qui, e tra cui questo ospedale appunto, gli avevano detto no, Antonio, lei sta bene, non ha niente, ha semplicemente degli attacchi di panico, perché negli anni successivi, questo 92 fatidico, io adesso credo sia 92, al 95, 94, 95, mio padre ha iniziato ad avere attacchi di panico, insomma tutto ciò che può uscire per questi maledetti giorni che ha subito, questi shock che ha subito, cioè può capitare a tutti praticamente. Si sentiva un peso in testa, aveva questi attacchi di panico, non voleva più stare in mezzo alle persone, soffriva di qualsiasi cosa, quindi tutti i dottori no, lei soffre di attacchi di panico, no, lei soffre di attacchi di panico. Mio padre è sempre stato un tipo cocciuto, ma davvero tantissimo, e nonostante mia madre gli dicesse Antonio dammi retta, nonostante tutti gli dicessero Antonio non è, lui è sempre, si è sempre impuntato. Quindi cosa ha fatto? È andato da quest'altro medico suggerito da un'amica di tempi che avevano, è andato e questo medico gli ha detto che aveva una forma di inizio di Parkinson. Bene, il Parkinson, per chi non lo sapesse, è una patologia, io adesso non so spiegarvi in termini medici, però comunque ci sono vari sintomi del Parkinson, di questa sindrome parkinsoniana, che portano, vabbè, tutti collegano Parkinson al tremore, ma non è solo quello, non hai, hai un'atrofizzazione del cervello a lungo andare, una malattia che praticamente ti porta alla degenerazione, cioè una malattia degenerativa, quindi più avanti vai non stai meglio, non la puoi curare, ti fa praticamente sballare tutte le funzioni più basilari, ti toglie l'equilibrio, quindi più avanti si va, si peggiora anche nell'equilibrio, quindi non stai più in piedi, tendi a cadere molto spesso, i muscoli, i nervi si irrigidiscono, è una patologia extrapiramidale perché ha diversi sintomi. Io adesso veramente non sono un medico, ne ho parlato stamattina col medico, mi ha spiegato bene, però ho la mente talmente piena di cose che non magari ne ometto qualcuna. Dopo questa spiegazione in sintesi di quello che è, questo medico cosa ha fatto? Ci sono vari medicinali per curare, tra parentesi, il Parkinson, per tenerlo occupato, dico io. Quello che gli aveva prescritto questo medico a mio padre erano le Sinemet col dosaggio più alto da 500 mg. Questo medicinale gli era stato appunto somministrato da questo medico senza che il medico facesse ulteriori esami, non si è fidato degli ex esami e non ne ha fatti ulteriori, semplicemente lui per la sua saccenza gli ha prescritto queste medicine. Allora, queste medicine che cosa fanno al malato di Parkinson? Gli danno, ora non ricordo, ripeto, i termini scientifici e di cosa fa cosa e come si chiama, contiene questa cosa, dico cosa, ripeto, non mi ricordo, contiene questa cosa che il nostro cervello già la produce, il nostro cervello di una normale persona produce e emana, credo, al sistema nervoso, perché viene tutto da là, no? Questa medicina gliela manda praticamente al cervello, a un malato di Parkinson che non la produce. Se noi la assumiamo, quando mio padre l'ha iniziata ad assumere, era come se il suo livello base era questo, assumendo si è alzato in questo modo. Quindi cosa aveva? Aveva, la chiamata in un termine specifico cinesi qualcosa, c'era dentro la parola cinesi comunque. È praticamente questi spasmi, questi effetti collaterali della pillola, ecco. Questa pillola non doveva essere somministrata a lui perché lui non aveva il Parkinson. A lungo andare mio padre non è che l'ha smessa, lui aveva questi effetti collaterali. Che cosa succedeva? Alla parte del corpo che aveva subito lo shock dell'incidente, quando la assumeva, e neanche mezz'ora dopo, adesso non mi ricordo bene quanto perché già un anno e mezzo che le aveva smesse di prendere, iniziava a tirargli tutto il muscolo. Lui quando andava in giro prendeva quelle Sinemet del cacchio, faceva praticamente questo movimento, il braccio gli tirava tutto, la gamba, e faceva questi movimenti qui. Questi sono gli effetti collaterali, cioè ci arriverebbe anche un bambino, guarda che quello non ti fa bene. Mio padre è andato avanti a prenderlo, mia madre gli diceva non prenderlo, mio padre è andato avanti a prenderli. Oramai si era praticamente, io dico, drogato di quella medicina, no? L'ha presa per più di 15 anni. Una medicina che prendi, che non va presa, che prendi per più di 15 anni, alla fine ti porta ad avere quella malattia, almeno in questo caso, non tutte le medicine. Ci sono medici che dicono non ci si può ammalare di un medicinale. Questo medico, come tutti quelli che mio padre dopo questa cosa ha visto, tutti gli hanno detto sì, in questo caso ci si può ammalare del medicinale stesso che si assume. Quindi mio padre si è ammalato di Parkinson. Sembra veramente uno scherzo della natura. Mio padre si è ammalato di Parkinson. Questo dopo tanti anni, quando non assumeva il farmaco, aveva i suoi soliti attacchi di panico, quindi è stato curato, i suoi attacchi di panico sono stati curati come malattia di Parkinson. Lui non aveva i sintomi di un parkinsoniano, aveva semplicemente i classici tremori da paura, da attacchi di panico. Detto questo, passati 15 anni, mio padre siamo andati, veramente nella nostra vita ci siamo informati più noi che non so chi, cioè davvero, non sa tutto mia madre, davvero è lei che spiega, sa, che ha vissuto poi.
più da vicino. Io da figlia ignorante non è che posso sapere, cioè nel senso lo so adesso perché mi sono informata ed è capitato quello che è capitato. Prima ero un po' ignorantella. E comunque sono cose che i genitori, fino a che non, magari non sei più forte, ti evitano di raccontare, ecco, per non farti star male. Poi comunque lo notavo perché vedevo mio padre che non era come tutti gli altri papà. E niente, da lì si è ammalato, si è aggravato, tutti quanti i medici dicevano non può smetterla di prendere perché se le smette di prendere, cioè potrebbe, però se smette di prenderle, lui non voleva smetterle. Oramai all'interno poi contenevano anche levodopa, e levodopa è una forma di doping, levodopa, perché comunque oramai secondo loro aveva oramai il Parkinson, quindi quando non le assumeva e si agitava tremava. E cosa che ovviamente prima tremava solo per gli attacchi di panico, molto prima, e poi niente, ha iniziato ad avere veramente i sintomi di un parkinsoniano, ha iniziato proprio ad accentuarli, ad averli, no? Fino a un anno e mezzo fa, cosa è successo? Ha smesso di prenderli, ha smesso di assumerli e stava meglio mio padre, stava veramente meglio, cioè era ritornato, il viso era ritornato più pacato, era più tranquillo. Ha iniziato un po' a, come si dice, a rilassarsi troppo, a lasciarsi troppo rilassato, tant'è che faceva cose che magari addormentarsi più spesso, poi ovviamente gli hanno tolto la patente in questi anni, cioè nel senso non è che sono cambiate tante cose nella sua vita che l'hanno anche un po' spento, quindi un uomo che è sempre stato abituato a gestirsi, a gestire la famiglia, gli vai a togliere quello che per lui è il più grande, cioè il lavoro, ha perso il lavoro nel senso che non poteva più lavorare perché in condizioni come era non poteva lavorare. La patente, tutto quanto, cioè non era più lui, veramente si era spento, le sue passioni, erano periodi bruttissimi dove ha dovuto vendere tutto, ne abbiamo passate tante, adesso non sto qua a raccontare la storia della mia vita, però ne abbiamo passate davvero tante, un uomo che già soffre di attacchi di panico, subire queste cose è stato veramente brutto. Oltre ai suoi effetti collaterali che aveva giornalmente, vedeva anche, aveva anche allucinazioni, cioè... Io sono cresciuta col papà che mi diceva ci sono gli gnomi che stanno facendo il caffè, sono cresciuta col papà che mi diceva siamo cresciuti, dico anche siamo, mio fratello e mia madre, perché comunque ha convissuto per anni e convive tuttora, con un padre, con un uomo che vedeva cose che non c'erano, con un uomo che accendeva il gas, nonostante fosse un uomo che si autogestiva, ma in cui aveva degli alti e bassi per colpa delle medicine, in cui tu tornavi a casa e trovavi la casa piena di gas, che se accendevi un accendino la luce scoppiava tutto. Più e più volte ci sono purtroppo anche queste brutte cose. Comunque io adesso non sto qui a fare la vittima, vittimismo, io sono triste per quello che è successo, questa è la mia vita, cioè l'accetto, non ne faccio un dramma, nel senso ci sono cose ben peggiori, però comunque questo è per dire la mia storia, per raccontare la nostra storia, ecco, non voglio fare niente di che. E tornando al discorso, vi ho raccontato la sua storia, cioè ovviamente tutti ci rimangono perché dicono caspita, che cacchio gli è, cioè a sto uomo gli è andato tutto di sfiga, capito? Mio padre, ripeto, era praticamente come se avesse subito un ictus, quindi da che si gestiva da solo, perché lui si guardava la tele, tranquillo, c'erano i momenti in cui si addormentava, camminava a fatica perché ovviamente essendosi un po' irrigidito, non è che camminava come una persona normale, tranquillo, correva, faceva, però si faceva i suoi minuti sulla cyclette, quella normale, si preparava i panini da mangiare, si faceva i giretti per casa e a farsi i giretti per casa, prepararsi il panino e tutto quanto, ha iniziato magari ad avere quegli off dove magari si bloccava con la busta del panino in mano e lo trovavi lì, ci doveva sempre essere qualcuno con lui. È anche vero che ultimamente non era come l'abbiamo trovato mercoledì, stava un po' peggiorando, si vedeva, ma mercoledì davvero ragazzi, cioè io ho visto mio padre così, cioè storto, con gli occhi completamente chiusi, bloccato e irrigidito e non mangiava, non mi guardava e non parlava, non emetteva neanche un suono. Io ho detto lì è ictus, cioè subito. Tutte le persone che poi l'hanno visto in ospedale hanno detto questo qua ha passato un ictus, questo qua ha fatto un ictus. Cioè non era lui, non era più mio padre, non era lui, non è lui. Abbiamo parlato col medico e ha detto che praticamente gli hanno messo insieme antibiotici e cose varie, che aveva anche un'infezione in corso, non si sa ancora da cosa, ho rimesso i medicinali di quello che prendeva per il Parkinson. C'è scritto sulla cartella clinica che è un anno e mezzo. Lì è stata una svista del dottore, il dottore fa vabbè, tanto male non gli fa perché li ha presi per anni, le stiamo provando tutte, così ha detto il dottore, vabbè. Il medico lui saprà quello che fa, comunque oramai uno va a dire
le provi tutte, capito? Abbiamo notato questo, cioè era sveglio ma parlava di cose che non c'erano, aveva allucinazioni, iniziava a fare queste cose qui, cioè guardava le cose, diceva cose che non erano reali, spasmi, aveva tipo paura ancora di cadere, come quando era caduto che si era spaccato il sopracciglio, aveva ancora tipo gli attacchi così, cioè veramente una cosa fuori dal normale. Da una parte uno dice, cioè ve lo dovevate aspettare, quello è vero, però non si è mai pronti per una cosa del genere, per vedere un proprio caro andare sempre peggio, ecco, peggio morire. Per fortuna non è morto, per fortuna è vivo, e non dico vegeto, però è vivo. Sono contenta di parlarne tranquilla, pensavo di fare tipo fiumi di lacrime, invece no, volevo solo raccontarvi questa storia perché tanto quando devo piangere, quando devo sfogarmi, ci sono le persone che mi fanno sfogare e piangere, quindi non mi sembrava il caso di piangere adesso. Sono malattie che purtroppo nel mondo ci sono e dobbiamo conviverci. E niente, detto questo, io volevo dirvi la mia, volevo raccontarvi la storia del mio papi. E niente, questo era tutto davvero. Vi aggiornerò, spero presto, e vi chiedo solo scusa se non ci sarò per un bel po' di giorni, non rispondere ai commenti. Io veramente il tempo di montare questi due video e caricarli, questi video e caricarli, e poi veramente mi dedico al mio papi perché starò tutti i giorni da lui, mi farà accompagnare dalla mattina alla sera, anche perché va imboccato, lui non si può più gestire. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, sappiate che anche voi, anche se sono momenti tristi, siete sempre nei miei pensieri, perché comunque so che voi pensate a me. E basta, vi abbandono, mi spiace per tutte quelle che ho visto che mi hanno taggato nei video, non potrò farli perché non ho né il tempo e né sinceramente la voglia, quindi non mi sembra il caso. Va bene, spero di vederci di nuovo presto e un bacione.